Hulk Hogan, The Rock, Ric Flair, Macho Man Randy Savage. E poi c'è Fandango. Personaggio amato, lottatore apprezzato, artista danzereccio celebre ovunque, nonché bomberone di razza, ha infiammato per tanto tempo i ring della WWE, ma ora sembra che qualcosa si sia rotto, di lui si è persa ogni traccia. Ma come siamo giunti fino a questo punto? Fandango, al secolo Johnny Curtis, nasce nei quartieri malfamati di Boston, dalla relazione tra il proprietario di uno street club e una ballerina esibizionista, da cui erediterà il talento per la danza. L'ambiente crudo e violento che lo circonda lo costringe ad imparare a difendersi, e non appena compie la maggiore età è costretto dai genitori a lavorare presso il localaccio di famiglia. Il nostro eroe non digerisce di buon grado la sua occupazione, ma va avanti sognando Broadway, quando un giorno, dopo uno spettacolo, riceve la visita di un uomo dall'accento siculo e dalla voce sonante. Quell'uomo, che si presenterà successivamente come Pippo Baudo, lo porterà via da quel posto squallido per condurlo in Italia a fare la televisione. In poco tempo il suo volto diventerà riconosciuto in tutto il bel paese. Fandango va a ruba delle discoteche grazie al tormentone creato dal modo in cui egli pronuncia il suo stesso nome e raggiunge nuove vette di popolarità grazie alla sua partecipazione nello spot pubblicitario di un noto marchio di mentine. Quando la menta ha un brivido, nasce menta fredda, freschezza dissetante. Menta fredda di Golia, l'unica caramella che disseta la gola. La sua scalata in termini di popolarità subisce poi una brusca frenata a causa della notizia, rimbalzata su tutte le riviste patinate, di una relazione con un minorenne che risponde al nome di Giuseppe Sapio. A causa dello scandalo, Curtis è costretto a tornare nel suo paese natale, proprio quando sembrava certo ormai la sua presenza nella trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle. Sconsolata a causa della beffa, la conduttrice Milly Carlucci si è espressa con parole di sconforto. Ma questo lo devi chiedere, dovete parlarne con la Rai di queste cose qua. Per quanto mi riguarda, io dico, secondo me lui è un animale da televisione, sai come si dice, tra virgolette, animale televisivo, cioè un comunicatore. Quindi secondo me dove lui si troverà ad andare nel suo futuro, che gli auguro si realizzi presto, farà bene. La controversa fattispecie di cui Fandango si rende protagonista però arriva anche oltreoceano, ma si rivela essere la fortuna del nostro eroe, che cederà agli avances di un noto ex wrestler, ora allenatore di NXT, dal nome Bill DeMotte, il quale lo legherà alla federazione di sport spettacolo più famosa al mondo. Proprio nel momento che sembrava maggiormente sfavorevole, Johnny troverà la sua fortuna e si ritaglia fin da subito uno spazio importante, trovando anche l'amore nella modella e lottatrice Summer Rae. Tutto va a gonfie vele, Curtis presenzia nell'importante show WrestleMania 29 e colleziona vittorie. Ma per lui non c'è pace. La sua ricerca di una stabilità sentimentale e lavorativa sembra destinata a non giungere a compimento. È il 16 giugno 2013. Fandango sembra destinato a laurearsi come nuovo campione intercontinentale nell'incontro che lo avrebbe visto contrapposto a Wade Barrett e a The Miz. Ma qualcosa è andato storto. Fandango a quel match non prese parte. Una e una soltanto la causa della sua assenza in quella che avrebbe dovuto rappresentare la sua consacrazione. Un grave infortunio che troncherà anche la sua relazione sentimentale con Summer Rae, rea di avergli provocato una grave ferita all'addome a causa del suo protuberante naso durante una fellazio. L'episodio rappresenterà uno spartiacque per la carriera del lottatore ballerino. Il ritorno dopo diversi mesi di stop ha un sapore agrodolce, in quanto Curtis non raggiungerà più i fasti di un tempo. A Stanford sembra che il suo ricordo stia cominciando a scemare e che persino il suo nome non venga quasi più ricordato. Fandango, Fandango, Fandangler. Ad oggi non sono pervenute notizie sulle sue condizioni di salute e sulla sua attuale occupazione. Ciò che però trapela dietro le quinte è l'indiscrezione di un evidente stato depressivo, maturato dopo una carriera fatta di alti e bassi e una vita privata condizionata dall'ennesima delusione,
succeduta alla breve liaison con la lottatrice Leila, che lo lascerà per intraprendere una tresca con la sua precedente ex, Summer Rae. Attualmente, ciò che ci rimane è la testimonianza del suo vecchio amico e collega Joaquin Cortés, che parla di lui con stima e affetto. È un po' la persona che mi ha introdotto nel cammino alla danza, nel mondo della danza. E grazie a lui sono qua. Ho cominciato a studiare danza, flamenco, balletto classico, danza contemporanea, danza spagnola. E questo è cresciuto come ballerino. È stato una grande compagnia da piccolo, quando ce l'hai 14 anni. Ho viaggiato per tutto il mondo con questa compagnia che era il Balletto Nazionale della Spagna. E dopo, quando ho arrivato alle 19 anni, ho detto: voglio volare da solo.